Ultimo gol dell'asse franco-tedesco ai danni della solita Italia, utilizzata solo per finanziare i 40.000 dipendenti dell'Unione Europea con i nostri soldi e come piattaforma per i migranti. I fatti, l'ultimo tassello vergognoso, Cantieri di Saint-Nazaire. La nostra Fincantieri, fiore all'occhiello mondiale, acquisisce il 66% dei cantieri francesi dai coreani. Erano falliti. Interviene Macron e vuole e ottiene che ci sia il 50 e il 50, il 50 Fincantieri e il 50 lo Stato francese. Però il grande Gentiloni non si fa umiliare ed allora ecco la genialata. Vi prestiamo l'1%. Ebbene sì, Fincantieri avrà la maggioranza con l'1% prestato dallo Stato francese, ma ogni 2 anni si verificano le condizioni e se alla Francia non va bene qualcosa si riprende quell'1%. Questo è il sintomo di quello che oggi l'Italia, utilizzata solo per finanziare con i nostri soldi 40.000 dipendenti dell'Unione Europea, finanziare lo sviluppo della Polonia, della Romania e poi essere utile per i migranti perché loro hanno chiuso le frontiere. Ma negli ultimi anni i francesi hanno potuto fare uno shopping sfrenato in Italia senza colpo ferire. Hanno acquisito Parmalat, l'ultimo acquisto il fondo Pioneer da Unicredit e poi Vivendi che arriva in Italia e fa shopping, Mediaset e Telecom e nessuno dice nulla. Del resto però Siemens tedesca acquisisce Alstom francese e nessuno dice nulla. E i tedeschi acquisiscono anche i cementi italiani con Italcementi. Oggi l'Italia è marginale sullo scacchiere dell'Unione Europea, ma questo avviene già dal 2011 e capiamo perché nel 2011 la Germania e la Francia tanto hanno abbrigato affinché il governo eletto da noi cittadini italiani, quello di Silvio Berlusconi, andasse a casa, perché quel governo faceva gli interessi degli italiani. Siamo dei competitor. Ed allora, affinché l'Italia non affondi, bisogna cambiarla con un governo di centrodestra. Un governo di centrodestra che ha già dimostrato di saper fare gli interessi degli italiani, perché con i nostri soldi Germania e Francia non facciano quello che vogliono.